Ecco, ritorniamo con Roberto Presilla. Ci ha lasciato la scorsa volta con questa battuta sulle statistiche, le bugie. Però mi ha scritto un amico e ha detto: sì, ma non è che volete portare avanti una prospettiva culturale dove dite che le statistiche, i numeri non servono? E io ho detto: no, ma assolutamente. È una questione sull'uso che facciamo delle misure e sul modo in cui noi vogliamo impiegare il sapere che costruiamo facendo proprio delle statistiche. A nostra discolpa, puoi dire qualche parolina giusto per. Certamente, ci mancherebbe, le statistiche sono uno strumento conoscitivo. Il problema è che sono uno strumento conoscitivo orientato, come tutti gli strumenti. Noi siamo abituati a frasi tipo i numeri non mentono. I numeri no, ma gli uomini che usano quei numeri sì. C'è un bel racconto di Chesterton sulla macchina della verità, in cui Padre Brown mostra come la macchina della verità non ha mentito. Chi non ha capito niente è la persona che ha interpretato i risultati della macchina della verità e quindi non ha capito niente su qual era effettivamente la situazione criminale del racconto. Perché? Perché ha lasciato che il suo giudizio venisse in un certo senso offuscato dai fatti. I fatti, ci viene detto, non mentono, ma i fatti sono Lacan fatti. dice anche che l'angoscia non mente, l'angoscia è un affetto che non mente. Che è molto più, se posso permettermi, per una volta, molto più credibile Lacan, che dice che i fatti non mentono. I fatti mentono perché non, i fatti non parlano. Una cosa è un fatto nella misura in cui c'è una teoria che lo spiega, no? Questo è abbastanza ovvio. Noi guardiamo fuori dalla finestra e vediamo, come si vede dietro di me, il riflesso del sole, vediamo il sole nel cielo e sappiamo che c'è un corpo celeste, che è una stella di un certo tipo, una stella gialla, bla bla bla. Un greco antico vede questo sole nel cielo e dice: ecco il carro d'Apollo che sta per lasciarci, sta per tramontare, sta per passare. Vediamo due fatti diversi? Sì, in un certo senso. Non vediamo la stessa cosa. Non sono un teorico dell'incommensurabilità, come dicono i filosofi. Cioè, secondo me si può stabilire chi dei due ha ragione, se noi o il greco antico. E piccolo aiuto per il pubblico a casa: saremmo noi che avremmo ragione, non il greco antico. Però, a prescindere da questo, rimane il fatto che il confronto è tra due teorie che provano a spiegare lo stesso fenomeno, che però si presenta sotto forma di due fatti diversi. Ma tu come hai visto, Roberto, giusto per entrare un po' nel vivo della questione, la comunicazione dei dati in quest'epoca di pandemia, dove un giorno veniva detto una cosa, un giorno ne veniva detto un'altra. L'altro giorno ero in macchina, ritornavo a casa e la giornalista che conduceva in radio il programma diceva: un giorno ci dite una cosa, un giorno ce ne dite un'altra, lo diceva un cosiddetto esperto. Ma noi a cosa abbiamo assistito in questo periodo? Nell'uso dei numeri, nel modo in cui le informazioni o come dicevi tu, le narrazioni che vengono costruite a partire da questi numeri, cosa è successo? Come la leggi tu la situazione che in cui siamo ancora immersi? In cui siamo ancora immersi. Dovremmo distinguere innanzitutto il mondo della comunicazione e il mondo della scienza. La scienza in questi mesi ha lavorato, la comunità scientifica, nel modo in cui lavora sempre. Tra parentesi, io distinguerei tra scienza e medicina, che non sono necessariamente la stessa cosa. Non è detto che la medicina sia una scienza. Però su questo si potrebbe discutere a lungo e per spiegarmi forse ne parleremo un'altra volta. Tra l'altro, La tu cosa. hai insegnato per anni, non so se ancora insegni, metodologia clinica in No, non Europa. insegno più, però ho insegnato per anni metodologia clinica in una facoltà di medicina e lo dicevo anche ai futuri medici.
scandalizzando a volte i colleghi, però molti medici la pensano come me. Il problema non è, quando dico che la medicina non è una scienza, non dico che non ho fiducia nella medicina, dico che è un tipo di sapere più complesso di quello che potrebbe essere la fisica. Nella medicina entrano tanti fattori, è un sapere molto più complesso di quello che sembra, è molto più ricco di quello che sembra. Comunque, la comunità scientifica ha lentamente, tramite esperimenti, ricerche, verifiche, costruito una lettura della pandemia. Una lettura che è tuttora in corso e che verosimilmente noi riusciremo ad avere una lettura attendibile nel giro ancora di qualche mese. Il sistema della comunicazione invece ha cercato qualcuno con cui riempire le lunghe ore di diretta e possibilmente qualcuno che non fosse d'accordo con qualcun altro, perché niente vende un programma di comunicazione come una bella litigata, come un bel dissenso, ok? Quindi, questa è la prima premessa. La scienza funziona in un modo, la comunicazione in un altro. Metterle insieme non significa che la scienza riceva un buon servizio. Secondo, i dati vanno sempre presentati con il giusto contesto. Posso fare un esempio? Mi limito a quello dei contagiati. Se noi sappiamo quanti sono i contagiati, sappiamo solo questo dato, sappiamo l'andamento reale della malattia? No. Perché per saperlo dovremmo sapere anche quanti sono i tamponi che sono stati effettuati, cioè quanti sono i contagiati rispetto alle persone sottoposte a tampone. E B, come è stato selezionato il campione di coloro che hanno ricevuto il tampone, giusto? Perché se il tampone lo faccio solo all'ospedale, a chi si presenta già con dei sintomi, avrò tantissimi contagiati. Ma sappiamo bene che quei contagiati non rappresentano tutta la popolazione italiana. Parliamo dell'Italia per il momento. Perché chi sta a casa e non si fa il tampone potrebbe avere la malattia e potrebbe non averla. Non lo sappiamo, non abbiamo una prova. Quindi dare il numero dei contagiati senza dare il numero dei tamponi effettuati. E soprattutto, anche se uno dà questo rapporto tra contagiati e persone che hanno fatto il tampone, ma non si chiarisce la selezione del campione a cui è stato somministrato il tampone, non so se si dica somministrato il tampone, però. Sì, 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 sì. Il punto, capisci, Nicolò, è molto semplice. I dati parlano solo quando io so con esattezza come sono stati raccolti, come sono stati costruiti e qual è l'ipotesi che è stata formulata per interpretarli. Allora posso ragionare sui dati. A quel punto c'è. Certo. Però non c'è stata in questo periodo una uniformità in questo percorso, perché tu parli di un percorso dove a un certo punto si capisce che cosa dicono i dati, ma in realtà ci sono state tante informazioni incoerenti quelle che abbiamo sentito, cioè a un certo punto uno si confonde, non sa più dire ma cosa sta effettivamente succedendo, veramente gli viene in mente da prendere quello che diceva Lacan, l'angoscia non mente. Certo, il punto è che qui ci rendiamo conto che la presunta democratizzazione della cultura avviata da internet è per l'appunto molto presunta e poco effettiva. Perché come faccio io a orientarmi in questa giungla? Per esempio dovrei avere quel minimo di conoscenze di epidemiologia per sapere quali sono i dati veramente rilevanti. Uno dei dati rilevanti è il famoso parametro che misura quanto una malattia è contagiosa. Cioè, quante sono le probabilità che un malato ne contagi altri. Noi abbiamo imparato l'importanza di questo parametro dopo diverse settimane in cui parlavamo solo di Covid-19. E mentre era l'unica cosa di cui tenere conto addirittura da prima che la
malattia arrivasse in Italia. Personalmente io ero preoccupato già a gennaio, perché quel parametro era molto alto sulla base di quello che dicevano le autorità cinesi, e se tenevamo conto che le autorità cinesi, come più o meno in tutti i paesi, hanno cercato di gestire la comunicazione, era legittimo immaginare che il parametro reale fosse diverso, magari addirittura più alto. In ogni caso diverso. Quindi il punto centrale è, se io non ho una persona che me lo spiega, come faccio a capire qual è la cosa davanti? La cosa che davanti ai miei occhi è veramente importante? C'è una storiella molto simpatica che spiega l'importanza della persona che sa agire in base al proprio sapere, no? Un tipo, un viaggiatore di commercio, si ferma in un villaggio perché la macchina non gli va più. E per fortuna in quel villaggio c'è un meccanico, in un'officina scalcagnata, brutta, eccetera. E lui dice, lei per caso saprebbe mettermi a posto la macchina? Il meccanico apre il cofano della macchina, guarda un po', fa un paio di prove e poi dà un piccolo colpetto con un martello, un piccolo martello. La macchina riprende a funzionare perfettamente. Quanto le devo? Adattiamo la valuta al momento attuale. 200 euro. 200 euro. Ma come fa il viaggio del commercio? Scusi, lei ha dato solo un colpetto col martello. Mi faccia vedere la fattura. Come fa a calcolare 200 euro? Questo gli dà un pezzetto di carta sporco con su scritto, dato un colpo di martello, 10 euro, saputo dove darlo, 190 euro. Saputo dove darlo. Noi abbiamo l'illusione, solo perché vediamo i numeri, che sappiamo leggerli quei numeri. In realtà non li sappiamo leggere. E darci dei fatti senza darci gli strumenti per capirli è un modo per istupidirci, non per informarci. Da questo punto di vista, secondo me, avremmo veramente tanto bisogno di giornalisti bravi e di esperti bravi, che si prendessero la briga però non di darci le news, che sono come gli zuccheri, semplici. Scusa, no? Però c'è una differenza tra giornalisti bravi ed esperti bravi. Cioè... Certo, ma ci vogliono entrambi. Ci vuole il giornalista che sappia costruire una storia che il suo pubblico seguirà. Non è banale saper raccontare la cosa giusta. E anche per far funzionare la storia lui deve saper fare le domande giuste. E ci vuole l'esperto che, in base a quello che capisce delle domande del giornalista, dia le risposte che servono a dare, come dire, l'informazione migliore. Che non è far vedere le tabelle, ma permettere alla gente di capire la situazione reale. Quindi questo vuol dire anche avere in mente come funziona la mente di uno che non conosce quello che io invece conosco molto bene. Bisogna saper superare quella che alcuni chiamano la maledizione della conoscenza. Cioè, quando io so qualcosa, ho dimenticato effettivamente che cosa vuol dire non saperlo. E quindi nel spiegare le cose che so faccio tanta fatica, perché non ho più in mente cosa succede a chi mi ascolta e non sa le mie stesse cose. La forma mentis nella nostra società, in cui tutti sono spinti a super specializzarsi, poi non ci si rende conto che non siamo più in grado di parlare, perché io so tutto su un campo estremamente ristretto, in cui per poter dire qualcosa di significativo devo tralasciare tutta la conoscenza di sfondo, perché in quel campo ci sono tutta una serie di cose che vanno date per scontate, ma a forza di dare tante cose per scontate io non sono più in grado di parlare con uno che sta fuori dal mio campo. Per questo una parte fondamentale della cultura non è l'interdisciplinarità, cioè trasformare questo in un programma di studi, che si può fare, per carità, ma educare al dialogo tra saperi e tra persone. Beh, su questo allora potremmo dedicare il prossimo dialogo
sul dialogo tra saperi, sul dialogo, sulla cosiddetta interdisciplinarietà. Magari potremmo chiarire cosa vuol dire. Attenzione, questo è un terreno minato. Ogni pedagogista degno di questo nome potrebbe spiegarlo meglio di noi due. Quindi noi ci guarderemo bene dallo spiegare che cos'è l'interdisciplinarità. Lasciamo ai Però pedagogisti di noi. affronteremo la questione. Affronteremo la questione senza parlare di interdisciplinarità. Ok, va bene. Alla prossima, allora, Roberto. Ciao Grazie. Nicolò. Ciao. Ciao, ciao.